ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. E ai nastri di partenza l'intervento di rifacimento del campo da calcio dello stadio Benelli, casa della Vispesaro, un lavoro dell'importo di 900.000 euro che consentirà di eliminare l'attuale manto, che non riesce più a drenare l'acqua, e sostituirlo con una superficie altamente performante, al massimo dell'innovazione tecnologica. Il nuovo campo non sarà comunque pronto per l'inizio del campionato di Serie C e la Vispesaro potrebbe giocare almeno due partite lontano dalle mura amiche. Tra le ipotesi, lo stadio di Recanati e quello di San Marino. Nel frattempo, la Vispesaro e il presidente Mauro Bosco hanno presentato in comune Stefano Falghera, che ricoprirà il ruolo di responsabile dei rapporti con società del territorio e sviluppo affiliazioni. Per me è motivo d'orgoglio, perché comunque io sono pesarese, sono nato fuori, ma sono pesarese perché avevo 20 giorni, mio babbo è pesarese, siamo trasferiti a Pesaro, e lavorare per la città più per la società più importante della propria città dal punto di vista calcistico, anche più storica, è motivo di orgoglio. Mi sono riuscito ad avvicinare alla Vispesaro e entrare dentro finalmente dopo anni, e quando ho visto che c'è comunque un progetto credibile, quando c'è una storicità nei campionati professionistici, perché quest'anno sarà il sesto campionato, e soprattutto per il valore di alcune persone, in primis il presidente Mauro Bosco, col quale ho instaurato questo rapporto molto molto diretto, mi hanno fatto propendere appunto per lavorare nella mia città, dopo aver comunque girato in lungo e in largo l'Italia e anche parecchi stati esteri, parecchio l'Europa. Dopo la salvezza ottenuta dalla Vis, quali sono le prospettive per la prossima stagione? Dovete chiederlo al presidente, io sarò solo in ambito di settore giovanile e chiaramente mi auguro che faccia bene, meglio di quello che è stato quest'anno comunque.